L'attore Raff Vallone viene ricordato dal cinema italiano con un lungo filmato di Donatella Baglivo. Raff Vallone ha esordito nel 1948 nel film di Beppe De Santis, Riso Amaro, al fianco della conturbante bellezza di Silvana Mangano. Come ti chiami? Silvana, perché vuoi scrivermi una lettera? Sì, tanti baci da Marco. Il cattivo del film è Vittorio Gassman. Col suo fascino di uomo forte, Raff Vallone sarà chiamato al fianco di molte attrici. Io non ti ho tradito, devi sapere la verità. Ne so troppe di verità. Maldita mujer, está llena de mala sangre. L'amore è una grazia del destino, è una grande conquista anche, l'amore bisogna conquistarlo. Pensa tu, moglie, va. Buona quella. Se una bomba la fa morire, te sposo. Con Sofia Loren e nel film Il segno di Venere di Dino Risi. E sta buono. Ti sei fatta male? Te possino ammazzare. Ma io ti amo. Tu devi ascoltarmi. Ho sofferto per tanto tempo. Anch'io ho sofferto. Ma ora devi lasciarmi stare. Non tormentarmi più. Vallone conosce Arthur Miller e interpreta Uno sguardo dal ponte in teatro a Parigi e poi per il cinema. Hai mentito davanti a tutti. Dillo. Dillo. Dillo subito. Sei un vigliacco. Che c'è la terre qui bouge. Enlevez le trois du télescope et pointez-le sur le soleil. Il faut que je sache. A Parigi sarà Galileo Galilei. Elena Varzi la conoscerà sul set del Cammino della Speranza e sarà la donna di tutta la sua vita e la madre dei suoi figli. E mi recitava delle poesie. Io mi ripeto, la voce che tu hai per gli altri è quella unica, segreta, che tu hai per me soltanto.